Nella giornata di ieri, Piazzale Kennedy è stato il palcoscenico della seconda edizione della Kermesse Open Boxing Day 2, organizzata dalla società Boxing Class della Spezia. Come per la prima edizione, è stata una giornata interamente dedicata agli sport da ring, dalla kickboxing alla box francese savate, K1 rules e Thai box. Durante il corso della giornata si è snodato un intenso programma, iniziando dalle 10 del mattino con l'esibizione dei piccoli atleti di baby kickboxing, passando poi per match di contatto leggero e man mano con incontri di sempre maggior impatto visivo e tecnico. Quest'anno, inoltre, per il secondo anno della manifestazione, si è tenuto un incontro professionistico di MMA, arti marziali miste, tra due protagoniste assolute della specialità, Diana Tavares e Chiara Vincis, che ha arricchito ulteriormente la manifestazione dal punto di vista dello spettacolo di fronte a un folto pubblico di appassionati e anche semplici curiosi. Io saluto il pubblico di Tele Liguria Sud, benvenuti alla seconda edizione del Boxing Day alla Spezia, una manifestazione di sport da combattimento organizzata dalla nostra associazione, la Boxing Class La Spezia, e in questa giornata, come nella precedente edizione, sono stati effettuati dei match nell'esibizione di bambini fino a più o meno le ore 13. A seguire adesso anche ancora sono in corso dei match di light contact, quindi kickboxing, K1, contatto leggero, quindi non è previsto il knockout, ma è considerato, diciamo, quello che potrebbe essere un avviamento poi a match di contatto pieno o comunque chi vuol frequentare a livello anche agonistico, però senza il KO. A seguire ancora in termine ci saranno alcuni match di contatto pieno e per concludere un importante match tra due professioniste, un match che si svilupperà sulle tre riprese da 5 minuti nella specialità MMA, quindi un match che vede contrapporsi due grandissime professioniste che sono Chiara Vincis e Diana Tavares. Il pubblico sembra che gradisca molto questo spettacolo e mi auguro che si diverta. Grazie a tutti.